Affrontare l'argomento di Hitler e del nazismo in modo non ortodosso rappresenta un problema piuttosto serio, rispetto al quale è facile essere aggregati alle tante nuove correnti neonaziste. E la questione si fa ancora più delicata nel momento in cui si cercano di comprendere le ragioni del nazionalsocialismo che mossero contro il mondo semita un terribile apparato che ebbe il suo drammatico epilogo nella deportazione e nelle eliminazioni di massa. Oggi l'accusa pende come un cappio sulla testa di chiunque provi ad affrontare questo oscuro capitolo del XX secolo. La vicenda dell'Olocausto rappresenta indubbiamente il maggior tabù, tanto che in tale opposizione ai principi della libertà di pensiero, il negazionismo negli ultimi anni è diventato un reato che in Italia può costare la reclusione fino a 6 anni di carcere. La faccenda si complica ulteriormente se per trovare le risposte abbandoniamo i sentieri della storia ufficiale per studiare le vicende da una prospettiva esoterica. Perciò mi si potrebbe domandare per quale motivo affronto questo argomento così spinoso. La risposta è che io penso che oggi sia oltremodo necessario tentare di fare chiarezza rispetto a questi avvenimenti passati, perché ho il sentore che questi fatti si stanno riproponendo, sia pure in maniera differente. Per l'intrico delle vicende e la vastità dell'argomento trattato, questo video è solo il primo episodio di una trilogia che spero seguirete con interesse. Seppure per una nicchia di studiosi, è ormai piuttosto noto che il nazismo trattò i temi esoterici con grande serietà, finanziando spedizioni scientifiche nelle regioni più remote della Terra, studiando gli insegnamenti delle antiche religioni misteriche, accaparrandosi preziose reliquie dai poteri magici e avviando una complessa scuola di rituali. I più conosciuti capitoli di questo esoterismo sono quelli della società di Thule, della società Vril e la loro propagazione nel corpo scelto delle SS Hahnenerbe, guidate da Heinrich Himmler, con il quartier generale creato presso il castello di Wewelsburg, nel quale aleggiava come un'ombra la presenza dell'occultista austriaco Karl Maria Willigut. Il nazismo esoterico sviluppò alcuni precisi punti. In primo luogo propose un neopaganesimo in opposizione alle religioni monoteiste, principalmente quella ebraico-cristiana, che se pubblicamente si proponeva in modo bislacco e folcloristico, comparate al limite del buon gusto, nascostamente si costituiva in una struttura complessa, che sfruttando il mito della razza ariana come ponte, approdava ad un sincretismo tra il paganesimo germanico, celtico, ellenico ed induista, per proiettare l'arianesimo nelle sfere soprannaturali fino al congiungimento con la divina razza dei padri immortali, quella iperborea. Quindi le ricerche si orientarono per potenziare le qualità del superuomo ariano, sfruttando la magia e le conoscenze occulte per dotare questo essere di poteri telepatici, di chiaroveggenza, di immortalità. Qualità queste che avrebbero favorito il guerriero della luce ariano nella battaglia finale contro le tenebre, rappresentato da Adolf Hitler. Le ricostruzioni più accreditate che tentano di comprendere tale deriva occulta esoterica del nazionalsocialismo fissano il punto di partenza nell'adesione di Adolf Hitler alla già citata Thule Gesellschaft ed individuano nel personaggio di Eckhard Dietrich colui che plasmò la coscienza volubile del giovane Hitler per trasformarlo nel terribile e carismatico leader passato alla storia. Tuttavia, già uno studio più accurato della Thule e di alcuni membri di spicco suggerisce che le connessioni occulte ed esoteriche erano presenti nella cultura germanica da molto prima che nascessero queste organizzazioni. Così, per esempio, la società Thule, guidata da Rudolf von Sebottendorf, avventuriero, massone, astrologo, occultista,
fondata nel 1918 a Monaco, in realtà fu la diramazione di una società segreta preesistente chiamata Germanorden, cioè Ordine Germanico, che in quegli anni era guidata da Theodor Fritsch e che attingeva ad un ampio bacino culturale di stampo massonico, che territorialmente non riguardava solo la Germania che oggi conosciamo, bensì ramificava in tutte le province del vasto impero austro-ungarico. Il Germanenorden pubblicò in Germania i protocolli dei savi anziani di Sion in lingua tedesca. Tra le sue proposte figurava anche la deportazione di ebrei, meticci, anarchici, zingari ed altri gruppi di persone considerati nemici della nazione tedesca. I membri dovevano provare la loro appartenenza alla razza ariana. Nel corso delle riunioni, i membri della società vestivano in genere di bianco e indossavano elmi sormontati da corna, e tra i simboli utilizzati compariva la croce uncinata, spesso con l'accompagnamento della musica di Wagner. Alla loggia di Monaco del Germanenorden, Wallfahrt, inaugurata nel 1918, venne dato il nome di copertura Società Thule, che fu la principale finanziatrice del DAP, il sindacato che Adolf Hitler trasformò nel Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori, cioè il partito nazista. Ebbene, da queste premesse proseguiamo per raccontare un fatto che forse è poco noto, ma che è certo enigmatico e significativo per comprendere la visione di Adolf Hitler. Questo fatto è ben narrato dallo storico italiano Marco Dolcetta nella 12ª ed ultima parte di un approfondito documentario sul nazismo esoterico che vi invito a vedere e che trovate nel link in descrizione a questo video. Parliamo del buco nero, così è definito da Dolcetta, che Hitler creò nel cuore dell'Austria e più precisamente nella regione a nord di Vienna, dove egli nacque. Su suo ordine, nel 1939, un ampio territorio venne bombardato e raso al suolo, al punto che ancora oggi questa terra appare desolata ed è delimitata da confini militari. Sulle ragioni di questa azione si sono fatte molte speculazioni. Una di queste, che non possiamo dire inesatta, è che Hitler volesse cancellare le prove delle proprie origini ebraiche, poiché pare che la madre, Clara Schickgruber, portasse un cognome comune tra gli ebrei convertiti al cristianesimo. Probabilmente i fatti e i drammi familiari di Adolf Hitler furono più complessi e ben riassunti nel già citato documentario. Da un punto di vista, diciamo, più visionario, poetico, pur nella sua distanza alienata dalla giustizia, il gesto di Hitler trova una spiegazione plausibile dal punto di vista esoterico se consideriamo il suo ruolo messianico. Infatti possiamo interpretare la distruzione del proprio passato alla stregua di una rinascita. La cancellazione degli indizi di una vita ordinaria fu la necessaria iniziazione ad un'esistenza votata a cause e forze di ordine superiore. Ma la cosa che mi interessa di più di questa faccenda e che ritengo essere anche di grande importanza è la mappa esoterica di quella regione cancellata dalla storia, perché è rivelatrice della consapevolezza e della volontà di Adolf Hitler da questo punto di vista, ben prima degli anni che gli storici individuano delle sue frequentazioni occulte tra Monaco, Norimberga e Berlino. A poche decine di chilometri da Braunau, il paese natale di Adolf Hitler, si trova il castello di Rosenau, luogo di confraternite segrete ed oggi museo della massoneria. Questo castello, a cavallo tra 8 e 900, appartenne al politico Georg Heinrich Schönerer, feroce oppositore del cattolicesimo ed antisemita. Fu importante leader da prima del movimento nazionale tedesco e poi dell'associazione pangermanica. Le idee di Schönerer, che circolavano anche nelle scuole, esercitarono una forte influenza sul giovane Hitler, che in lui vide un modello a cui ispirarsi. Come membro del Parlamento viennese, anche se finì per essere isolato, portò avanti gli ideali del pangermanesimo. Tentò a più riprese di isolare la comunità ebraica ed esautorarla di ogni potere sociale,
si fece portavoce di quell'unità di popolo espressa dalla terra e dal sangue. Propose un nuovo calendario anticattolico che celebrava come anno zero la vittoria dei Cimbri e dei Teutoni contro le legioni romane nella battaglia di Noreia del 113 d.C. Accanto a queste azioni estreme e criticabili, Schönerer fu anche lodato poiché prese a cuore i diritti del popolo, con azioni encomiabili a beneficio di studenti, di lavoratori e di anziani. Se in Austria il giovane Hitler conobbe i lager che nella Prima Guerra Mondiale ospitavano gli sfollati civili messi al sicuro e prelevati dalle linee del fronte, compreso quello italiano, e che fosse prese a modello per i suoi campi di concentramento, altrettanto decisivi furono questi anni per la sua formazione esoterica, dato che gli assunti del pangermanesimo di Schönerer sono lo stampo, effettivamente, sul quale sarà modellata la dottrina occulta del nazionalsocialismo. Così, per esempio, nella commemorazione delle antiche lotte del popolo germanico, il nazismo mitizzò la travolgente vittoria di Teutoburgo e fece del capitolo di una sconfitta storica, quella subita dai sassoni, da Carlo Magno che portò alla cristianizzazione del mondo germanico, il santuario del neopaganesimo hitleriano, con l'antico e sacro luogo roccioso delle Echsenstein, che divenne il principale centro di iniziazione magica del corpo scelto delle SS, nel quale il soldato, coricato in un sarcofago scavato nella roccia e opportunamente drogato, subiva l'esperienza della morte e della resurrezione, temprando il suo coraggio. Per sottolineare quanto fu importante per la formazione ideologica di Hitler la figura di Schönerer, pensiamo che quest'ultimo fondò l'associazione culturale Richard Wagner col fine di liberare l'arte tedesca dall'adulterazione e dell'ebraicità, e che Wagner, idolatrato da Hitler, fu letteralmente la colonna sonora del Terzo Reich. Ma è ancora più significativo citare l'aneddoto che questo politico, sostenendo l'idea dell'annessione austriaca all'impero germanico e auspicando che la lingua tedesca non fosse più una lingua della minoranza, ma la lingua nazionale, impose ai suoi seguaci di chiamarlo Führer e di rivolgergli il saluto tedesco Heil. Vi ricorda qualcuno? Eppure di questo fatto la storia ufficiale non ne fa praticamente cenno, preferendo tratteggiare la figura di Hitler come quella di un pazzo apparso improvvisamente sulla scena, piuttosto che il protagonista dell'atto conclusivo di rancori covati a lungo nel mondo germanico. Negli stessi anni, e sempre in Austria, un'altra figura di spicco, questa volta forse più nota, che condizionò profondamente la visione di Adolf Hitler, è quella di Adolf Lanz von Liebenfels, monaco espulso ben presto dall'ordine cistercense e che divenne un occultista neopagano, fondatore della confraternita estremista Ostara, che anche in questo caso elaborò e diffuse teorie antisemite. Liebenfels è ritenuto, non a torto, l'ispiratore della concezione mistico-religiosa del Terzo Reich, e la rivista omonima Ostara, che divulgava le idee della confraternita, ebbe grande notorietà in Germania ed Hitler ne fu un assiduo lettore. Nel 1921 von Liebenfels andò a Monaco di Baviera per diffondere le sue dottrine. L'anno precedente era stato fondato il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi da alcuni reduci della Prima Guerra Mondiale, come Anton Drexler, Hermann Göring, Rudolf Hess e naturalmente Adolf Hitler, che conobbero di persona il leader dell'Ostara e vollero adottare la svastica come simbolo del loro partito, che in seguito fu chiamato nazista. Nel 1933 i nazisti presero il potere in Germania e von Liebenfels fu attivo alle riunioni del partito fino al 1937, quando decise di tornare in Austria ed occuparsi dei suoi adepti. L'opera di Liebenfels è fondamentale per la fusione della tradizione pagana germanica e il misticismo indiano, soprattutto, che si proietta oltre le ritrovate radici dell'arianesimo, annunciando le tecniche esoteriche del tantrismo, impiegate per forgiare nella purezza
l'anima del guerriero germanico e che saranno sottilmente spiegate dallo studioso ed esoterista cileno Miguel Serrano. È in questo contesto di studio della dottrina induista che si gettano le basi messianiche di Adolf Hitler, posseduto dallo spirito del dio Wotan e al contempo della forza distruttrice di Shiva. Egli diventa l'eroe superumano della grande battaglia ai tempi del Kali Yuga, dove le forze di elevazione spirituale sono chiamate allo scontro con le forze della materia, incarnate dal demiurgo Yahweh. È la missione inevitabile, necessaria di Hitler, scagliato contro il dio del materialismo, che spiega in termini esoterici anche la questione razziale e primariamente antisemita. E a prova di tale affermazione troviamo anche l'alleanza di una compagine indiana tra le file del nazionalsocialismo, aggregate dalla controversa figura di Savitri Devi, agente dell'intelligence nazista che negli anni cruciali operò in India. Con gli stessi presupposti troviamo l'alleanza tra i monaci tibetani e gli ufficiali tedeschi, siglata dall'incontro tra il Panchen Lama e il capo della spedizione in Tibet voluta da Himmler, Ernst Schäfer. Un racconto di questo antropologo spiega che le ragioni della spedizione non furono soltanto alpinistiche ed etnografiche, ma fa luce sugli aspetti prettamente magici ed occulti, quando egli studiò il caso di un monaco stregone Dukpa, la setta dei berretti rossi citata anche da Madame Blavatsky e che forse con i suoi resoconti alimentò la curiosità nazista, che in preda a violenta possessione demoniaca gli predisse l'imminente scoppio della guerra mondiale. In questa ricerca dei prodromi che prepararono l'ascesa di Adolf Hitler in Germania, strutturandone la personalità, il pensiero e la missione, potremmo proseguire con l'elenco di altre importanti figure celate nell'ombra della storia ufficiale, come il già citato Emil Theodor Frisch, autore della pubblicazione intitolata Il catechismo antisemita, che meritò la guida della società Thule e che venne considerato come un vecchio maestro del movimento nazista, ed altri come Hermann Pohl e soprattutto Guido von List. Tuttavia, con queste segnalazioni e lasciandovi agli approfondimenti, vorrei concludere questo primo video che sottolinea il radicamento pregresso di quelle tensioni che sfoceranno nel nazismo, affrontando un punto particolarmente sconveniente. Tra i vari sostenitori della causa antisemita si trovano infatti alcuni casi a dir poco emblematici. Il più significativo in questo contesto è indubbiamente il caso di Max Liebermann von Sonnenberg, stretto compagno di Theodor Frisch e che ad un certo punto acquistò da quest'ultimo il giornale Antisemitic Correspondence, perdendo buona parte dei lettori poiché, anche se accanito antisemita, dalla sua testata rivolse attacchi soprattutto al mondo cattolico, cambiando per così dire bersaglio. È un fatto noto che nel mondo ebraico ed oggi soprattutto molte personalità del mondo dello spettacolo si presentino con un nome d'arte differente da quello reale, per un qualche desiderio di celare la propria appartenenza religiosa. Un esempio azzeccato è quello di Bob Dylan, che in realtà sappiamo chiamarsi Robert Allen Zimmerman. Le ragioni più ovvie fanno pensare che ciò sia legittimo per sfuggire a certe forme di discriminazione, ma è anche lecito pensare che nei casi meno cristallini si voglia evitare una sovraesposizione che riveli quante personalità oggi occupino ruoli di grande rilievo nella società. Ma oltre a questo segreto di Pulcinella, per così dire, sappiamo anche che esistono degli archivi della stessa comunità ebraica che registrano i cognomi delle varie famiglie diffuse nel mondo. Ecco che da un'indagine condotta in questo modo emerge che il doppio cognome Liebermann-Sonnenberg, nel caso specifico, rivela inequivocabilmente l'appartenenza al mondo ebraico di questo personaggio dichiaratamente antisemita. Come si può spiegare questo fatto?
Io credo che l'ipotesi più convincente sia quella che dimostra come, fin dal principio, il movimento nazionalista pangermanico fu infiltrato da elementi dell'intelligence ebraica, con lo scopo di contenere o sabotare, e questo è del tutto comprensibile, le attività di questi movimenti. Tuttavia, la cosa assume aspetti molto più inquietanti quando, sostenuti da questa ipotesi, affrontiamo una simile indagine vagliando i membri che composero le fila del nazionalsocialismo e soprattutto quando ci rendiamo conto del ruolo che effettivamente questi personaggi ebbero nel Terzo Reich, poiché i personaggi in questione occuparono ruoli chiave, tutt'altro che di secondo piano, anche nell'organizzazione della macchina di sterminio dell'Olocausto. Otto Adolf Eichmann, considerato uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista, col grado di SS Obersturmbannführer e responsabile di una sezione dell'RSHA, esperto di questioni ebraiche, perseguendo la cosiddetta soluzione finale, organizzò il traffico ferroviario per il trasporto degli ebrei ai vari campi di concentramento. Martin Ludwig Bormann è stato un politico, funzionario e militare tedesco, capo della cancelleria e segretario personale di Adolf Hitler. Fu tra i membri più importanti nella gerarchia della Germania nazista. Alfred Rosenberg, nel 1923, prese parte al fallito Putsch di Monaco, a seguito del quale Hitler fu arrestato, ideologo del partito nazista. Julius Streicher è stato un alto dirigente del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, editore del settimanale violentemente antisemita Der Stürmer. Dopo la guerra, Streicher figurò tra gli imputati al processo di Norimberga, accusato di essere uno dei principali istigatori dell'odio razziale nei confronti della popolazione ebraica che aveva condotto alla Shoah. Alcuni studiosi, fortemente contestati, sostengono che Streicher in realtà si chiamasse Abraham Goldberg. Queste scomode affermazioni, e chiedo che ciascuno si preoccupi di verificare, saranno accolte da parte di molti con grande disappunto, poiché gettano una luce ancora più sinistra sul nazismo. Il prossimo capitolo porrà un'attenzione ancora maggiore su questi risvolti inquietanti ed emergeranno degli elementi che credo i più si rifiuteranno di accettare e ridicolizzeranno. Hitler non credeva in un universo creato, finito nello spazio e nel tempo, come indica la Bibbia, ma come nell'induismo in un universo infinito, eterno, in cui tutto si ripete. Trovava assurdi il concetto di al di là, l'idea di un premio e di un castigo e la distinzione tra uomini e animali. Hitler professava la credenza nella reincarnazione, era vegetariano e animalista, sino a vietare in molti casi la vivisezione. In quanto all'uguaglianza e l'idea della pari dignità degli uomini, derivazione del concetto biblico di Dio Padre, la pensava esattamente come Nietzsche. Sono menzogne, perché un'assemblea di 1000 imbecilli non fa una persona intelligente. L'uomo, nei discorsi di Hitler, è il microbo più pericoloso, perché sfrutta il suolo che ha sotto i piedi, originando le catastrofi che si verificano periodicamente sulla faccia della Terra. Da questi sprazzi che delineano il profilo intellettuale di Hitler, se ignorassimo il personaggio, potremmo facilmente pensare di trovarci oggi al cospetto di un intellettuale di mezza età, sinistroide, forse con derive anarchiche, che in gioventù si accostò alla cultura hippie e lisergica, colorata dai santoni indiani, e che attualmente denuncia l'ingiustizia e la cattiva qualità della vita, firmando petizioni contro le multinazionali e disciplinando rigorosamente la sua alimentazione a base di prodotti bio a chilometri zero. Ma per l'appunto si trattò invece di Adolf Hitler, e che fu peggio del demonio. Sappiamo che Hitler fu un disordinato divoratore di libri di politica, filosofia e religione. Tra queste letture ci furono indubbiamente alcuni pensieri che gli rimasero più impressi di altri
e spesso viene ribadito il modello di Schopenhauer e poi di Nietzsche, che in lui lasciarono il segno. Ma nel primo di questi tre video dedicati all'argomento abbiamo cercato di superare questi luoghi comuni, investigando i rapporti che furono decisivi per la formazione di Adolf Hitler e per quella complessa visione elaborata dal nazionalsocialismo, fino a svelare delle inquietanti connessioni tra l'antisemitismo ed il culto della razza superiore, ed una certa fazione dell'ebraismo che possiamo considerare di stampo ashkenazita, cioè quindi affatto semita, poiché originato dal popolo dei Casari, i cosiddetti ebrei delle steppe. Varrebbe davvero la pena studiare attentamente questa circoscritta regione del Caucaso dal punto di vista storico, che è ricca di curiosità ed aspetti a dir poco sconcertanti, situata a cavallo del Mar Nero e del Mar Caspio. Questa è la terra dove gli antichi storici come Erodoto, Strabone, Plinio il Vecchio collocano delle popolazioni selvagge dalle usanze terribili e in alcuni casi dall'aspetto inquietante, come i trogloditi e gli androfagi, che si nutrivano di carne cruda ed ossa triturate, di latte mescolato al sangue, e riservavano crudeli trattamenti ai prigionieri vinti in battaglia, che scorticavano vivi e talvolta divoravano. Ma gli stessi luoghi erano abitati dai sauromati, che Plinio il Vecchio chiama così poiché avevano gli occhi come lucertole. Abilissimi cavalieri, andavano in battaglia protetti da corazze simili alla pelle di un dragone, fabbricate con gli duri zoccoli dei cavalli ridotti in scaglie. Questo popolo nomade, pare, si mescolò in origine con quello delle temibili Amazzoni. I sauromati adoravano il fuoco ed avevano il culto della guerra e dei metalli, specialmente dell'oro. Una spada d'oro conficcata nel terreno, chiamata Acinace, era l'oggetto rituale più prezioso. Infine si racconta che quelle regioni erano infestate dalle spaventose orde di Gog e Magog, che le raffigurazioni persiane descrivono simili a demoni, grigi o verdastri, con lunghi artigli e lingue biforcute, nell'atto di fare a pezzi gli uomini e mangiarli. Secondo questa leggenda, ancora tramandata nella cultura islamica, l'avanzata di Gog e Magog in Medio Oriente fu sbarrata da Ciro il Grande, o forse da Alessandro Magno, che fabbricò una robustissima e impenetrabile porta di ferro e di rame, chiudendo per molti secoli l'unico passaggio tra le ripide montagne nella gola di Darial. La leggenda di Gog e Magog assume dei risvolti inquietanti in uno strano episodio di storia recente che credo siano in pochi a conoscere. Nel 2009 il Guardian pubblicò un articolo che affermava che Bush Jr. invase l'Iraq spinto niente meno che da una profezia biblica. Nell'inverno del 2003, quando George Bush e Tony Blair stavano cercando sostegno europeo per la loro invasione programmata, il professor Thomas Römer, un esperto di Antico Testamento all'Università di Losanna, fu chiamato dalla Federazione Protestante di Francia. Gli chiesero di fornire un riassunto delle leggende che circondavano Gog e Magog, e mentre la conversazione procedeva, il professore si rese conto che questa richiesta era arrivata dai vertici del governo francese. Il presidente Jacques Chirac voleva sapere di cosa diavolo aveva parlato il presidente Bush nella loro ultima conversazione telefonica. Perché Bush aveva detto che guardando il Medio Oriente aveva visto Gog e Magog al lavoro e le profezie bibliche che si attuavano. Ma chi erano Gog e Magog? Né Chirac né il suo ufficio ne avevano idea, però sapevano che Bush era un cristiano evangelico, così chiesero alla Federazione Francese dei Protestanti, che a sua volta interpellò il professor Römer. Ed arriviamo alla storia più recente, ben descritta dallo studioso Arthur Koestler, dell'immenso impero casaro, del quale la storia ufficiale non ci racconta quasi nulla, e della conversione di massa del popolo casaro all'ebraismo, per fuggire alla stretta del cristianesimo e dell'islam. Questa conversione fu, a detta di Koestler, egli stesso ebreo ungherese, una scelta politica piuttosto che di fede, in cui nacque l'ashkenazismo. E con queste promesse potrebbe farsi avanti l'ipotesi non del tutto campata in aria che il nazismo, anziché essere una forma contratta della parola nazionalsocialismo, sia l'abbreviazione
di ashkenazismo. Un'ultima curiosità. Nel mezzo della lingua di terra che separa il Mar Nero e il Mar Caspio, vide i natali anche Iosif Stalin, venuto al mondo in quel di Gori, in Georgia, il 6 dicembre del 1878. Stalin nacque con il piede palmato. Niente di terribile, e nessuno insinui che questo fosse il sigillo dei suoi antenati sauromati. Un antico retaggio ancestrale. Ma questa piccola malformazione rimase per lui una cosa di cui vergognarsi. Tanto che quando si faceva visitare i piedi dai medici del Cremlino, uno degli uomini più potenti e feroci del mondo, si sentiva in dovere di nascondere il viso sotto una coperta. Oggi sappiamo che questo dittatore, in quanto a spietatezza e capacità organizzative del sistema che deportò nei gulag e sterminò milioni di persone, non ebbe nulla da invidiare ad Adolf Hitler. E non è per caso che l'acutissimo scrittore George Orwell, nel suo romanzo distopico 1984, immaginò una dittatura mondiale nel quale i due fronti del nazionalsocialismo e del bolscevismo combaciavano perfettamente, apparendo come forze complementari piuttosto che contrapposte. Questo spunto di riflessione sviluppa la vicenda delle dittature con tinte ancora più fosche, insinuando il sospetto che i due schieramenti in gioco aspirassero al medesimo scopo, mettendo in campo quella logorata ma efficace formula del dividi e di impera, che sopravviverà a Florida anche nel secondo dopoguerra con la nascita del partitismo politico, delle neonate democrazie europee e via via sarà apparentemente sempre più polarizzata. Se abbiamo già visto che il movimento nazionalista tedesco fu infiltrato fin dai primi tempi, dai tempi del Germane Norden, e si arrivò al punto che molti importanti gerarchi nazisti avevano un'origine ariana quantomeno dubbia e che quindi una sorta di intelligence ebraica si annidò nel nazismo, sull'altro fronte, cioè quello socialista bolscevico, le relazioni con il mondo ebraico erano più nettamente delineate, tant'è che molti ideologi del comunismo e poi anche rivoluzionari erano di origine ebrea, a cominciare da Karl Marx, il cui nonno paterno fu un rabbino, e la Germania, ironia della sorte, diede i natali a questo filosofo, le cui idee appiccarono il fuoco della rivoluzione russa. Con intricate premesse e complicatissimi avvenimenti, gli ebrei si trovarono a disputare una doppia partita sullo scacchiere internazionale della guerra e ancora ad essere in un modo o nell'altro onnipresenti nei più delicati momenti della vicenda bellica, vessati e perseguitati come popolo, a guidare o chiudere le fila delle rivoluzioni sociali come agitatori, a dirigere la lobby finanziaria del periodo pre e post bellico, eccetera eccetera. Ma da un punto di osservazione meno ravvicinato delle vicende scopriamo che il fuoco incrociato dell'antisemitismo in quasi tutti i casi risparmiò dalla decimazione solo quella fazione della comunità ebraica propriamente non semita, cioè di razza caucasica. E di come certi programmi antisemiti proseguirono al termine della Seconda Guerra Mondiale, nonostante la capitolazione di Hitler, nella costituzione di un nuovo asse che ebbe come responsabili il nuovo Stato di Israele e gli USA, parleremo nella terza e ultima parte di questo video. Adesso vorrei aprire un nuovo capitolo della vicenda del nazionalsocialismo che ha risvolti più fantascientifici. Nel 2012 le rivelazioni dell'ex dipendente CIA Edward Snowden crearono grande subbuglio nell'ambiente ufologico, poiché egli rese pubblici dei documenti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che fornivano una prova incontrovertibile che un programma di intelligence aliena extraterrestre sta guidando la politica nazionale ed internazionale degli Stati Uniti da tempi che risalgono almeno al secondo dopoguerra. Questo rapporto prosegue informandoci che precisamente nel 1954 gli alieni pianificarono un regime segreto di controllo della nazione americana in una serie di incontri con l'allora presidente Eisenhower. Tra le molte rivelazioni esplosive di Snowden c'è quella che individua i Tall White come la razza extraterrestre che più di altri controlla segretamente i governi di molti paesi,
la stessa razza aliena, egli sostiene, chiamata anche nordica, che favorì la sbalorditiva ascesa della Germania nazista alla fine degli anni 30. Grazie al supporto dei Tall White, secondo Snowden, in pochi anni furono enormemente potenziati gli arsenali bellici nazisti, passando per esempio dai 57 sottomarini a 1163 sottomarini tecnologicamente avanzatissimi, prodotti in soli 4 anni. Ma come e quando i nazisti entrarono in contatto con gli alieni nordici chiamati Tall White? È un'ipotesi accreditata che il contatto avvenne soprattutto per opera dell'associazione Hanenerbe, della quale abbiamo accennato nel video precedente, che venne fondata nel 1935 da Heinrich Himmler, Hermann Wirth e Walter Darré, e che fece del tenebroso castello di Wewelsburg il suo quartier generale. Questa organizzazione si componeva di moltissimi dipartimenti, con lo scopo di ricercare la verità ancestrale della razza ariana. Con questo obiettivo furono organizzate numerose esplorazioni nei luoghi più disparati del nostro pianeta, raccogliendo dati storici, antropologici, scientifici di ogni genere. Le più note spedizioni furono quelle in Tibet e in Antartide, ma il gruppo Hanenerbe viaggiò in tutta Europa, dai paesi scandinavi all'Italia, nei Balcani e in Medio Oriente, fino al Perù ed altre zone sperdute dell'America. È dunque possibile che tra queste spedizioni, nelle quali entrarono in contatto con culture così diverse, tra stregoni, sciamani, iniziati di vario genere, gli uomini delle Hanenerbe trovarono gli indizi che li condussero al contatto extraterrestre? Forse andò proprio così. Tuttavia esiste un episodio che ci mostra che essi non dovettero fare tanta strada e magari rappresentò anche il motivo che indusse i tedeschi a creare le Hanenerbe. Questa organizzazione non girò il mondo a casaccio, ma le varie spedizioni, i luoghi mirati, furono approntate per approfondire e verificare delle informazioni che gli vennero passate in precedenza. L'episodio a cui mi riferisco avvenne in Italia ed oggi nel mondo della ricerca ufologica è riconosciuto come il primo caso di UFO crash documentato, precedente al notissimo incidente di Roswell accaduto nel 1947. Nel 1933 Mussolini ordinò l'apertura di un'indagine segretissima su un misterioso incidente aereo verificatosi in Lombardia, nei dintorni di Varese, nel giugno di quell'anno, quando si schiantò al suolo un oggetto volante di forma cilindrica. Un telegramma riservato dell'epoca, spedito dall'ufficio telegrafico di Milano, recita: «D'ordine personale del Duce, disponesi assoluto silenzio su presunto atterraggio su suolo nazionale ad opera velivolo sconosciuto». Alla stampa venne data la notizia più tranquillizzante dell'impatto meteoritico. Qualche anno fa la notizia venne divulgata durante un convegno del CUN, Centro Ufologico Nazionale, e l'allora segretario Roberto Pinotti affermò che nei primi tempi le indagini fasciste sospettassero trattarsi di un prototipo militare tedesco. Ma oggi mi sento di scartare questa ipotesi perché, non dimentichiamolo, il primo incontro personale tra Mussolini ed Hitler avvenne solo nel 1934, cioè un anno dopo l'UFO crash, in occasione del primo viaggio di Hitler in Italia, che per lui rappresentava anche il primo viaggio in veste di capo di Stato. Ed in questa occasione fu Mussolini che diede sfoggio del suo potere in una elaborata parata e scenografia, anche militare, e che lasciò una profonda impressione sul leader tedesco. In quegli anni Adolf Hitler, appena insediato al potere, non aveva ancora avviato la produzione del suo formidabile arsenale bellico, e ne è prova il fatto che uno dei temi dell'incontro prevedeva per l'appunto il riarmo della Germania. Tornando alla versione divulgata dall'ufologo Pinotti, lo schianto dell'UFO Varesotto destò una tale preoccupazione del regime da attivare una sezione segreta d'indagine sul fenomeno UFO, classificata come gabinetto RS-33. Il velivolo venne trasportato in un hangar della fabbrica Savoia Marchetti e ci rimase 12 anni. Troppo spesso passa in secondo piano il dettaglio, che non è di poco conto, che nel recupero del velivolo furono trovati anche due passeggeri,
identificati nei resoconti come due rappresentanti della razza aliena che abbiamo già citato, quella appunto dei Tall White. I corpi recuperati furono conservati in formalina per essere a lungo studiati. Erano alti 1,80 m circa, avevano capelli e occhi chiarissimi e sparirono come i resti del velivolo quando vennero scoperti dagli alleati al termine del conflitto. Questo è un altro indizio che secondo Pinotti dovrebbe avvalorare la pista tedesca, dato che le fisionomie degli esseri vennero ricondotte dai militari del Duce ai peculiari tratti germanici. Ma questo, a mio avviso, rende ancora più discutibile la versione dell'ufologo del Kuhn, dato che per quanto l'epoca dei fatti non fosse matura per qualsivoglia supposizione aliena, trovo strano che dei militari addestrati scambiassero quegli esseri dai capelli e dagli occhi chiarissimi per due tedeschi in villeggiatura. E se ciò è veramente accaduto, allora non si spiegherebbe la necessità di conservarli in formalina e studiarli per molti anni. Escludo, e questa volta non sulla base di ragionamenti, ma da informazioni confidenziali dirette e che considero affidabili, che le cose si svolsero in questo modo. Innanzitutto, le due creature non appartenevano alla razza Tall White, come affermato, poiché i primi contatti con questa razza, poco benevola nei nostri confronti, avvenne non prima del 47 e siglò degli accordi con il governo statunitense. Con ciò si contesta anche l'affermazione riportata da Snowden inizialmente, che citando documenti segreti attribuisce ai Tall White i meriti del portentoso arsenale bellico nazista, a dimostrazione di quanto sia faticoso navigare nelle inquinate acque della ricerca, dove affermazioni autentiche sono abilmente mescolate alla menzogna. Le vittime dell'UFO crash fascista erano di un'altra razza, tutt'oggi poco conosciuta anche agli appassionati del settore, forse perché questa razza è molto somigliante alla nostra e che è chiamata la razza dei norvegesi, il che da questo punto di vista potrebbe anche rischiarare l'equivoco dei militari supposto da Pinotti. È però molto probabile che questo mistero fascista sulle origini dei corpi fu di breve durata, per la ragione che gli esseri schiantati al suolo a bordo della loro astronave forse furono ritrovati ancora vivi, o perché in un breve lasso di tempo avvenne un incontro tra altri membri della razza chiamata norvegese e lo stesso Mussolini. Fu Benito Mussolini il ponte che innescò le relazioni tra i nazisti e la razza norvegese e giustificò la fondazione dell'ordine Hanenerbe per ricostruire la memoria ancestrale ariana? Fate i vostri ragionamenti. Io penso che gli accordi di questo vertice extraplanetario vennero confidati da Mussolini ad Hitler, anche forse per soddisfare le richieste di implicito sostegno avanzate dal Führer nel progetto di creazione di un nuovo arsenale bellico della Germania. Ma le vere ragioni, ancora una volta, trovano una risposta più convincente nell'esoterismo. Abbiamo già detto quanto profondi siano stati i rapporti tra il nazismo ed il mondo esoterico ed occulto, che pianificò le sue strategie operative proprio in seno alla società segreta di Thule, ramificazione bavarese della Germanen Orden fondata nel 1918. Sappiamo che nel breve arco di 3 anni dalla Thule si generò una loggia chiamata la Loggia Luminosa, più nota con il nome di Società Vril. Per molti anni la società agì nella segretezza e l'esistenza della Società Vril fu rivelata incidentalmente come documentazione segreta rubata e che oggi è in possesso del governo britannico. Con Hitler al potere nel 1933, sia la Thule che la Società Vril ricevettero presumibilmente un continuativo sostegno e da lì a pochi anni si aggiunse la Hanenerbe, che fu la più colossale organizzazione di ricerca esoterica della storia moderna. La Vril fu costituita inizialmente da un gruppo di donne, medium psichiche, dirette da Maria Horsich, nata a Zagabria, e dall'ancora più misteriosa Sigrun, un nome legato etimologicamente a Sigrune, una valchiria
ed una delle 9 figlie di Wotan nella leggenda norvegese. Queste donne canalizzavano dei messaggi di alieni che sostenevano essere i puri ariani, viventi su Alfa Tauri, nel sistema di Aldebaran. Secondo la Orsic, questi alieni avevano visitato la Terra e si erano insediati in Sumeria, e la parola Vril deriva dall'antica parola sumera Vri-il, simile a Dio. La società Vril assorbì sincreticamente differenti modelli culturali orientali e nordici, gli insegnamenti teosofici impartiti da Elena Blavatsky e i maestri ascesi della Fratellanza Bianca, e in aggiunta le conoscenze della Kabbalah e delle segrete tecniche di Gurdjieff apprese dai Sufi. Presentava l'idea di un matriarcato sotterraneo, un'utopia socialista governata da esseri superiori che avanzavano e avevano padronanza sulla misteriosa energia chiamata Forza Vril. I membri della società Vril credevano di possedere una conoscenza segreta che li avrebbe resi in grado di mutare la loro razza e li avrebbe resi simili agli uomini nascosti nelle viscere della terra. Si trattava di metodi di concentrazione, un intero sistema di ginnastiche interne per mezzo dei quali si sarebbero trasformati. La società Vril credeva che con tali tecniche anche il mondo sarebbe cambiato e che i signori a quel punto sarebbero emersi dal centro della terra e coloro che non si fossero alleati sarebbero stati destinati a vivere nella condizione di schiavi. Fu il fuoco della ricerca acceso dalla Vril che infiammò le truppe che presero parte alle spedizioni ai quattro angoli del mondo del gruppo Hanenerbe, alla spasmodica ricerca di un contatto con il popolo della Terra Cava. Fu sempre la Vril a riesumare il capitolo, caro a tutta la storia dell'esoterismo, che consiste nella manipolazione della tremenda energia esistenziale scaturita da ciò che i nazisti chiamarono lo Schwarze Sonne, cioè il sole nero, ma che decenni prima la Blavatsky descrisse in questi termini. C'è stata un'infinita confusione di appellativi per disegnare una medesima cosa. Il caos degli antichi, il fuoco sacro degli zoroastriani o l'antusbirum dei parsi, i fuochi di Sant'Elmo degli antichi germani, i lampi di Cibele, la torcia ardente di Apollo, la fiamma sull'altare di Pan, il fuoco inestinguibile nel tempio dell'Acropoli e in quello di Vesta, l'elmo fiammeggiante di Plutone, le scintille lucenti sul copricapo dei Dioscuri, sulla testa di Gorgone, l'elmo di Pallade ed il caduceo di Mercurio, l'egizio Ptah o Ra, il greco Zeus Kataibates, colui che discende, le lingue di fuoco, il roveto ardente di Mosè, il fuoco eterno dell'abisso senza fondo, i vapori dell'oracolo di Delfi, la luce siderale dei Rosacroce, la cascia degli adepti indù, la luce astrale di Eliphas Levi, l'aura e il fluido dei magnetizzatori, l'od di Reichenbach, il globo di fuoco di Babinet, lo psicod e la forza ectenica di Turi, il magnetismo atmosferico di alcuni naturalisti. Sulla società Vril sono state riempite centinaia di pagine di letteratura più o meno affidabile. È noto che le donne, durante le sedute psichiche, scrivessero in sumero antico, redigendo dettagliati progetti tecnologici che permisero agli ingegneri nazisti la costruzione di velivoli e prototipi di avanzata tecnologia, come la serie RFZ, cioè la Rundflugzeug, o la Hanehubu, in tutto simili a disco volanti che oggi conosciamo. Ma è a partire dal 1936 che Hitler inviò spedizioni nelle caverne e nelle miniere di tutta Europa alla ricerca del Vrilja, questa energia dello Schwarze Sonne, e durante gli anni 37-38 i nazisti compirono estese esplorazioni delle regioni antartiche. Sembra che, come l'ammiraglio Byrd, alla fine trovarono il mitico accesso alla Terra Cava, nel Polo Sud. Fu qui che, come alcuni affermano, essi presero contatto con i superuomini sconosciuti,
che vivevano nella favolosa città dell'arcobaleno. E infine fu in questa fredda regione che avvenne l'incontro nel 1947 tra lo studioso cileno Miguel Serrano ed il Führer, come l'autore stesso testimonia in uno dei suoi libri, contestando la versione della morte di Hitler nel bunker di Berlino. E a questo punto cercherò di chiudere a cerchio le articolate congetture riferite in questo video, trovando la forza di formulare delle affermazioni che sono pesanti come macigni, che i più magari troveranno insensate e fantasiose. Perciò sarò il primo a raccomandarvi di intendere l'epilogo di questo video come se fosse l'inizio di una turpe favola. Lo spirito di Adolf Hitler fu inizialmente animato da un senso di giustizia. La sua formazione esoterica gli diede accesso ad una serie di conoscenze che gli fecero inquadrare i fatti del mondo da un punto di vista forse manicheo, con l'eterno scontro di forze positive e negative. Fu artefice egli stesso della propria iniziazione, nel punto in cui accettò di accogliere dentro di sé lo spirito del dio iperboreo della guerra, che è lo stesso di Shiva il distruttore, la manifestazione terribile eppure necessaria, il più spaventoso dei volti della Trimurti induista. In questa battaglia epocale che la Germania di Hitler e l'Italia di Mussolini scatenarono come paladini di luce e di giustizia contro il regno delle tenebre rappresentato dal Demiurgo, essi trovarono degli alleati extraplanetari. Trovarono coloro che abitano oltre l'Antartide, nella città ipertecnologica dell'arcobaleno, ma che pure si mescolano e vivono inosservati ancora oggi tra di noi. I cosiddetti norvegesi, schiantati con il loro disco volante in Lombardia, sostennero i piani di Mussolini e di Hitler, poiché forse conoscevano bene la storia dell'umanità soggiogata da millenni da forze esterne e ostili, che imposero agli uomini la loro adorazione. È una storia che è raccontata in molti libri sacri delle nostre religioni e che pure non sappiamo di conoscere. Nell'ultimo approdo si stanziarono nelle Americhe, in Mesopotamia, in Egitto e si mescolarono agli uomini. Un gruppo di loro era composto da filantropi, studiosi, scienziati, artisti che sprofondarono ammirati nella scoperta del meraviglioso pianeta Terra. Quelli del secondo gruppo, anche diversi fisicamente, dotati di grande forza fisica e di aggressività, appartenevano alla casta guerriera, mercenaria, conquistatrice. Con il trascorrere del tempo, le due fazioni diventarono sempre più ostili ed entrarono in guerra. I pacifici uomini di arte e di scienza vennero presto annientati e di loro restò solo traccia nella discendenza ibrida terrestre, che ha sepolto nel mito e nella narrativa sacra il ricordo dell'età d'oro vissuta a fianco dei loro padri divini. La seconda fazione dei vincitori ebbe allora piede libero nel soggiogare l'umanità. Per gli uomini terrestri si chiusero per sempre i cancelli dell'Eden ed essi divennero schiavi, sudditi, vittime sacrificali, oggetti sessuali e carne d'allevamento. Fu così che l'umanità entrò nell'età del sangue. Gli spietati dei guerrieri, che da millenni praticano la genetica sui loro stessi corpi, crearono mostri, mescolando gli animali e gli uomini. Mostri che sono gli stessi descritti nella mitologia antica e forse oggi sono quelli espulsi dalla nostra memoria atavica nella cinematografia fantastica. Produssero degli schiavi umanoidi, a partire dai quali lo scienziato Darwin, in modo forse non del tutto innocente, tracciò la riga di partenza della corsa evolutiva della nostra specie umana. Infine crearono una razza più evoluta, che conteneva anche traccia del loro sangue, razza che potremmo chiamare dei Super Sapiens, e che fu incaricata di occuparsi del governo del gregge umano, e che a motivo di questo può ritenersi in un certo senso eletta. Se vi dicessi la mia sorpresa quando qualche tempo fa,
incappai nella lettura di un curioso appunto di Champollion, lo studioso francese che ebbe il merito di tradurre geroglifici egizi. In questa annotazione Champollion menziona un rilievo che decorava un sarcofago reale rinvenuto nella Valle dei Re ed oggi purtroppo perduto. Il faraone è assiso in trono e davanti a lui sfilano i rappresentanti delle razze che ebbero contatto con la civiltà egizia. Appare l'elegante profilo di un uomo di colore, un altro dai tratti orientali e così via, fino a quando, evidentemente turbato dalla scoperta, lo studioso francese riconosce in un essere pallido, coperto di peluria rossiccia, vestito rosamente di pelli, il poco degno rappresentante della razza caucasica. È il caso di aggiungere altro? Credo sia invece il caso di mettere un punto alla favola, o se preferite dei puntini, che vi invito a collegare. Cosa ne fu dell'investitura eroica di Adolf Hitler, persino extraplanetaria, di colui che doveva liberare l'umanità soggiogata? Potremmo dedurre che ad un certo punto egli, con tutto il Terzo Reich, fu abbandonato al suo destino, perché improvvisamente venne meno il sostegno della razza extraterrestre alleata. Fu quando accadde che si mosse la controffensiva aliena dei Tenebrosi, gli stessi contro i quali Hitler diede battaglia. Così venne trascinato nel vortice stesso della distruzione che aveva alimentato. Le pazienti infiltrazioni del potere nell'ombra produssero i loro effetti, avvelenando le acque della ricerca della società Vrille e di Thule con le armi della menzogna e dell'inganno, giocando le mosse delle pedine di camuffato colore tra le fila degli uomini del Reich, come in una lunga partita di scacchi che non si è ancora conclusa. E qui trovo particolarmente azzeccate le riflessioni pubblicate nei commenti al precedente video del bravo ricercatore Rosario, e che mi sembra significativo segnalarvi in chiusura. Hitler, ad un certo punto della Seconda Guerra Mondiale, perse il suo tocco magico, iniziò il suo declino, e con lui le vicende della Germania che fino a quel momento sembravano volgere per il meglio e che nessuno sarebbe stato in grado di fermare nell'ascesa. Proprio in quel periodo la sua figura venne presa di mira per essere oggetto di vari tipi di attentato, e la sfiducia e i dubbi serpeggiarono sempre più forti fino alle più alte gerarchie. Cercheremo di comprendere come ad un certo punto della storia l'ideologia che fece perno sul concetto del Blut und Boden, cioè sangue e suolo, e che aggregò il popolo tedesco alla propria nazione in base ai principi di appartenenza alla terra nativa, si mutuò nel concetto di Volk und Blut, cioè popolo e sangue, affermando una supremazia razziale. Pertanto ipotizzeremo dove possa essere scaturito questo modello di pensiero e se tale modello sia realmente intrinseco alla cultura germanica oppure abbia un'altra origine. Nei video precedenti abbiamo appurato che la formazione ideologica di Hitler fu influenzata da alcune organizzazioni austriache e tedesche già ampiamente radicate prima della nascita del dittatore, come le citate confraternite del Germanen Orden e Ostara. Abbiamo visto anche in seguito che alcune società di carattere esoterico ed occulto affiancarono il fronte politico del nazismo, come la società Thule, quella Vril e il gruppo Hanenerbe, corroborando l'ideologia superomistica che le fonti storiche vogliono estratta da Nietzsche e la supremazia della razza bianca. Io propongo la tesi che il Terzo Reich, ad un certo punto, venne largamente infiltrato da elementi estranei e per giunta antagonisti, e che questa infiltrazione contaminò dapprima le cellule dei gruppi esoterici ed occulti e via via dirottò l'intero programma politico e poi militare verso obiettivi che inizialmente non erano nemmeno previsti. Se scorriamo la storia della Germania, troviamo che le prime comunità ebraiche si insediarono in epoca romana, emigrando dall'Italia. Nel corso dei secoli, seppur con alterni momenti di difficoltà, né più né meno che nel resto d'Europa,
queste comunità godettero anche di protezione presso i regnanti, o comunque vissero in condizioni piuttosto favorevoli, dato che agli inizi del XX secolo la Germania ospitava una comunità di ebrei che superava il 500.000 di persone. Come a dire che non ci sono eventi particolari nella storia tedesca, tanto cara al nazismo, che spieghino culturalmente una così feroce rappresaglia che sfociò nella deportazione e nello sterminio di massa. Una panoramica internazionale della situazione prebellica, invece, evidenzia che il malcontento popolare e una diffusa avversione nei confronti degli ebrei si espresse attraverso gli intellettuali e nelle petizioni politiche di molti paesi, dalla Francia alla Russia. Ma tale malcontento fu soprattutto verso una élite ebraica, accusata di controllare la cultura, l'economia, la giustizia, l'informazione in modo occulto, annidandosi silenziosamente nei governi. Trovo significativo riportare due esempi. Il primo riguarda le accuse di antisemitismo che furono rivolte allo scrittore francese Ferdinand Céline, innescate dalla pubblicazione del pamphlet intitolato Bagatelle per un massacro, libro del quale consiglio la lettura. Dietro lo pseudonimo Céline, preso dalla nonna materna, si nascondeva il dottor Destouches, medico che per curare i poveri si ammalò dell'identico male, e che ad un certo punto diede alle stampe la sua grigia autobiografia in due volumi intitolati Viaggio al termine della notte e Morte a credito. Questi libri lo consacrarono come uno dei più geniali ed innovatori scrittori francesi d'inizio Novecento. Non valse la sua fama a dispensarlo nel difficile momento post-bellico delle pesanti accuse di filonazismo e di antisemitismo, cosicché morì quasi dimenticato e in povertà, in un dignitoso autoesilio alle porte di Parigi. Il caso e le affermazioni di Céline centrano il punto del discorso che in quegli anni esprimeva sì un malcontento europeo generalizzato verso gli ebrei e, aggiungo, strumentalizzato ad arte dal populismo, ma mirava ad individuare le responsabilità di una élite al potere che delegittimava le autorità e le istituzioni regolari con gli strumenti in ombra della massoneria e che era annidata nella comunità ebraica con la propria specifica identità sovranazionale. Céline, a chiare lettere, nel suo pamphlet, non se la prende con gli ebrei poveri, che al pari di tutti gli altri poveri condividono il destino degli ultimi, ma attacca una precisa lobby, identificata anche da altrettanto precisi indirizzi culturali, basati sugli insegnamenti talmudici, con aspirazioni di supremazia e di razzismo. Il secondo spunto di riflessione riguarda i famigerati protocolli dei savi anziani di Sion. Oggi sono considerati definitivamente un falso realizzato dalla polizia segreta zarista con l'intento di diffondere l'odio antisemita nell'impero russo. Pubblicati per la prima volta nel 1897, ebbero larghissima diffusione, prima in Russia e poi dalla Francia in tutta Europa, diventando estremamente popolari. È curioso che delle centinaia di migliaia di copie messe in circolazione in tutto il mondo, oggi sia davvero difficile acquistarne una copia originale. Io stesso, diversi anni fa, e prima della facilitazione di internet, ho penato non poco per mettere le mani su un originale del 1938, che è la quinta edizione di una tiratura a 60.000 esemplari. Questo significa che durante il fascismo in Italia circolarono non meno di 300.000 copie di questo libro. Per coloro che non hanno mai sentito parlare dei protocolli, diciamo in breve che vennero presentati come documenti sottratti ad una loggia segreta francese, il Priorato di Sion, che descrivono le strategie di una élite sionista per assumere il controllo del mondo. Se l'autenticità dei documenti è senz'altro dubbia, è molto più difficile screditarne i contenuti, però, dato che oggi possiamo senz'altro parificarli nella loro portata a molte disclosure di insider nella costruzione dello sfaccettato scenario complottista, di chi è convinto che poteri nascosti siano all'opera per istituire una dittatura mondiale. I protocolli di Sion, a detta degli storici, furono
anche una delle più potenti armi impiegate dalla propaganda nazista contro gli ebrei. Ma gli stessi storici raramente sono così solerti nel riferire altri episodi editoriali che possono magari scalfire la versione ufficiale e collaudata. Vi fu infatti un altro libro che venne impiegato con risultati ancora più vantaggiosi della propaganda tedesca contro gli ebrei. Il libro in questione venne pubblicato nel 1941 in America dallo scrittore ebreo Theodor Neumann Kaufmann, con l'infelice titolo Germany Must Perish, la Germania deve morire. Nel libro il suo autore afferma che lo sradicamento e la distruzione di ogni idea germanica è l'unica possibilità per raggiungere la pace nel mondo. E ciò deve essere attuato con un genocidio del popolo tedesco per mezzo della sterilizzazione e lo smembramento territoriale della Germania. Ecco uno stralcio del libro di Kaufmann. Per raggiungere lo scopo di estinzione del popolo tedesco sarebbe necessario sterilizzare solo alcuni dei 48 milioni di tedeschi, una cifra che esclude, a causa della loro limitata possibilità di procreare, i maschi oltre i 60 anni di età e le femmine con più di 45 anni. Prendendo 20.000 chirurghi e col presupposto che ciascuno possa eseguire un minimo di 25 operazioni al giorno, ci vorrebbe non più di un mese al massimo per completare l'opera di sterilizzazione. Potete immaginare con quale gioia Goebbels, il ministro della propaganda nazista, contribuì alla diffusione del libro in Germania, realizzandone una speciale edizione tradotta in tedesco. Ma forse qualcuno di voi avrà anche il sospetto che in una situazione internazionale così delicata la comunità ebraica non potesse commettere un così clamoroso errore. Qualche anno prima, nel 1939, Kaufmann non si smentì e manifestò il suo debole per le pratiche di sterilizzazione attraverso un opuscolo dove questa volta, come presidente della Federazione Americana di Pace, invitava gli americani a sterilizzarsi, in modo che i loro figli non sarebbero stati impiegati per combattere in guerre straniere. Ma i toni della mia esposizione non vi ingannino, poiché queste idee non erano le fantasie di un pazzo, ma provenivano da ambienti culturali molto precisi, che proprio attraverso la sterilizzazione mirata e la selezione genetica ambivano a creare un uomo superiore e perfetto. Ora appureremo se queste idee, apparentemente così affini al piano nazista della razza superiore, avessero effettivamente radici nella cultura germanica oppure se scaturirono altrove. Trovo quantomeno singolare che, qualora si incrocino le culture germanica ed ebraica, nel primo caso, fino all'avvento del Terzo Reich, non ci siano tracce di una supposta supremazia razziale, ma che venga innanzitutto ribadito il legame di appartenenza atavica alla terra. Questo legame di appartenenza alla terra natale è così forte nella cultura germanica da rappresentare storicamente l'unica vera condizione del popolo, radicata nel culto degli antenati, che in questo senso di profonda ed incontaminata appartenenza esprime il rapporto tra sangue e terra e non con la stessa forza esprime invece il concetto di linea di sangue, in senso aristocratico o assegnato alla genealogia. Questo è dimostrato dall'usanza delle popolazioni barbariche e teutoniche che disprezzavano ciò che noi conosciamo come nepotismo, dato che il capo tribù era eletto con un sistema meritocratico che metteva in luce le qualità di coraggio, giustizia, virtù, e la carica conferita non si trasmetteva affatto per via ereditaria come privilegio. Questi principi che onoravano la virtù e la forza e si tramutavano in regola sociale sono quelli che plasmarono l'idea, prima medievale cavalleresca e poi romantica, dell'eroe nella tradizione germanica. Ed è probabilmente intorno a quest'idea che l'artista tirolese Hubert Lanzinger nel 1933 dipinse Der Bannerträger, il celebre quadro che ritrae Hitler nei panni di un cavaliere medievale e che nel corso di questi video vi ho proposto. Opera che, per inciso, con le altre dipinte sotto il nazismo, costò all'artista la cancellazione dalla storia. Se adesso lasciamo la cultura tedesca e passiamo a quella ebraica, spiccano due elementi che considero importanti in questa riflessione. Il primo di questi
riguarda il fatto che il popolo ebraico è il popolo per antonomasia senza terra, il popolo errante che ha costruito l'identità unicamente su base religiosa. L'altra considerazione che questo popolo ha di se stesso è motivata da ritenersi eletto rispetto a tutti gli altri popoli della terra, con investitura diretta e assoluta, voluta niente meno che da Dio. Il secondo elemento, ancora più sconcertante, si palesa nel momento in cui studiamo l'importanza simbolica del sangue nella tradizione ebraica, dalle origini remote pre-bibliche del culto caldeo-molochiano dei sacrifici di bestie e forse probabilmente anche di umani, ai rituali scabrosi connessi alla circoncisione, alle mattanze sacrificali di bestiame chiamate nella Bibbia olocausti, fino al più turpe e controverso dei capitoli che riguarda i rituali di sacrifici di sangue praticati dai rabbini e denunciati nelle cronache europee dal Medioevo fino a circa il XIX secolo. Ma questo popolo errante, privo di qualsiasi patria e legame con la terra, eppure alla costante ricerca della terra promessa, fece della discendenza di sangue la vera ed unica forza aggregante della comunità. Così, nel punto di intersezione fissato dalla Seconda Guerra Mondiale, la terra, il sangue e le tradizioni si mescolarono e ne scaturì il nuovo paradigma razzista per il popolo tedesco guidato da Adolf Hitler. Oggi, nel mondo dell'istruzione scolastica, l'insegnante di filosofia reputa inopportuno riferirsi alla teoria dell'uomo nuovo profetizzato da Nietzsche utilizzando il termine di Übermensch, ossia di superuomo. Egli preferisce utilizzare la definizione di oltreuomo, forse anche perché inquadra in modo più calzante il pensiero del filosofo e forse anche perché seguire il filo dei significati del primo termine Übermensch ci avvicina pericolosamente al bandolo della matassa. In Nietzsche il superuomo incarnato da Zarathustra è il profeta che spiana la strada della libertà umana, colui che annichilisce gli ordini sociali, morali, divini. Ma la rivoluzione di Zarathustra avviene prettamente sul piano del pensiero, azione, quando per mezzo della volontà tutti i valori fideistici di un sistema crollano. E questo non ha niente a vedere con la genetica di una razza umana superiore, ariana o meno che essa sia, poiché Nietzsche afferma il ritorno ad un unico principio attraverso l'unica legge esistenziale, che è la legge secondo natura. Il filosofo tedesco spazzò via secoli di ordinamenti sociali di stampo razionalistico, recuperando i culti tribali del popolo germanico, che potevano specchiarsi e riconoscersi nella società primitiva di stampo dionisiaco della Grecia preclassica. Questo è il legame con la terra e con il sangue, e più precisamente con il sangue della terra, il vino, che mostra nell'uomo i suoi istinti e la via in cui pensiero ed azione si fondono e si pongono al di là di ogni giudizio e disquisizione. Ma tutto questo profetizzare, per quanto opinabile e pericoloso, non ebbe mai nulla a che vedere con il culto di una razza geneticamente superiore. Quando e come avvenne allora che si mescolarono queste due realtà così distanti, cioè quella dell'attenzione spirituale con quella del dominio materiale? Diverso tempo fa, precisamente nel video 12 intitolato I morti e i demoni di Murnau, riferisco il fatto che l'insegnamento darwinista dia accesso ad una speciale menzione satanica, in quanto esso è ritenuto una potente arma del materialismo. Sebbene questa cosa estrapolata dal contesto appaia quanto balzana, vi sono dei retroscena del vissuto e delle teorie di Darwin che meritano uno specifico approfondimento, di cui presto mi occuperò in un video. Per il momento vi basti annotare il fatto curioso che il personaggio di Charles Darwin fa da ponte con le teorie eugenetiche, dato che l'eugenetica moderna nasce con Francis Galton, che era suo cugino di primo grado, ma il grado di parentela non è solo familiare, perché gli assunti evoluzionisti entrano in risonanza con il pensiero eugenetico di miglioramento della razza. Poiché egli teorizzò il miglioramento progressivo della razza secondo criteri analoghi a quelli dell'evoluzione biologica. Già nel 1869, con il saggio intitolato Hereditary Genius, Galton sostiene il carattere ereditario dei tratti del genio, gettando di fatto le basi del pensiero eugenetico,
dato che l'eugenetica sostiene che la qualità umana è biologica e non è influenzabile dall'educazione o dalle particolari condizioni di vita. L'idea di un progetto moderno di miglioramento della popolazione umana attraverso una comprensione statistica dell'ereditarietà, incoraggiata da un buon allevamento, venne ascritta al termine eugenics, che Francis Galton coniò e rese pubblico nel 1883. Le dottrine eugenetiche di Galton vennero attuate per la prima volta negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, ma godettero via via di grandi entusiasmi presso molti scienziati che avviarono programmi eugenetici in diverse nazioni del mondo. La storia della Seconda Guerra Mondiale ci spiega dettagliatamente l'uso perverso che il nazismo fece dell'eugenetica con l'attuazione del piano Action T4, il programma di eutanasia dove vennero eliminati sistematicamente i malati psichici e i deformi, testando il sistema delle camere a gas, agli orribili esperimenti sui bambini condotti nei lager del dottor Mengele, fino a giungere allo sterminio di massa tristemente noto con il termine biblico di Olocausto. Questi fatti appaiono ancora più torbidi se compariamo gli esiti scientifici per la creazione di una super razza ariana e la conseguente eliminazione delle razze inferiori perpetrata dai medici nazisti con gli assunti filosofici esoterici di partenza che animarono il nazionalsocialismo. Innanzitutto perché con l'eugenetica la questione è univocamente improntata sul sangue, sul patrimonio biologico che esclude categoricamente, come abbiamo detto, ogni relazione con l'ambiente e le circostanze esterne e quindi mutila le teorie culturali del germanesimo nelle quali attecchì il nazismo, dove il Blut, sangue, è indissolubilmente legato a Boden, la terra. In secondo luogo, perché lo sviluppo di una razza superiore in senso eugenetico e biologico ignora la sostanza filosofica del superomismo nicciano, che pure fu fondamentale nella definizione del mito dell'uomo nuovo hitleriano. Di questo completo rovesciamento del paradigma nazista abbiamo traccia anche nei voluminosi testi dello studioso cileno Miguel Serrano. Egli spiega nei dettagli molti dei risvolti esoterici e degli obiettivi spirituali tra i membri delle società segrete in seno al nazismo. Il principale obiettivo nello sviluppo superomistico, in questo senso, prevedeva di applicare tecniche del tantrismo indù e in uso anche presso certe cerchie dell'ognosticismo occidentale. Tramite l'accoppiamento sessuale dello sposalizio mistico, chiamato Maituna, l'obiettivo era quello di risvegliare i centri della Kundalini e nel trattenere l'orgasmo giungere ad una sorta di autofecondazione, con lo scopo di unire le parti esseriche divise dai sessi nella figura simbolicamente ermafrodita di Elella. Negli scritti di Serrano è ribadita l'importanza della purezza e della castità, che sono i principi guida del cavaliere Perboreo. Da qui non possiamo equivocare gli accoppiamenti sessuali finalizzati al soddisfacimento del piacere fisico. Per quanto possano sembrare strani questi fatti, è lampante che essi ci appaiano molto lontani dagli esperimenti eugenetici e dai piani di sterminio di cui si macchiò il nazismo. Ma un altro importante indizio sul quale è bene riflettere è fornito dai tormenti psichici di cui soffrì lo stesso Adolf Hitler, di cui furono spesso testimoni gli ufficiali dell'SS che sorvegliavano la sicurezza del Führer. Egli era preso da un panico che lo faceva tremare, al punto di scuotere il letto, con grida convulse ed incomprensibili, ansimando come se fosse sul punto di soffocare. Si narra che una notte trovarono Hitler barcollante, con aria smarrita, nella sua camera. Egli si guardò attorno e gemendo disse: «È lui, è lui, è venuto qui. L'uomo nuovo vive in mezzo a noi, è intrepido e crudele. Ho avuto paura davanti a lui». In diverse biografie è citato questo aneddoto riguardo Adolf Hitler e si afferma che Hitler aveva delle visioni ed era in contatto con degli esseri che vengono chiamati superiori sconosciuti. Di quale natura potrebbero essere tali creature, ammessa la loro esistenza, e che dunque non fossero solo il prodotto della fantasia allucinata di Adolf Hitler? Un capitolo interessante, piuttosto conosciuto negli ambienti complottisti e che spesso viene collegato al capitolo del nazismo, è quello dei cosiddetti Illuminati di Baviera,
ossia un'organizzazione segreta fondata dal filosofo tedesco Johann Adam Weishaupt nel 1776 dalle presunte origini ebraiche. Nel libro intitolato Novus Ordo Seclorum, di cui trovate il link per effettuare il download in descrizione al video, si afferma che i membri di questo ordine segreto si considerassero i discendenti degli angeli caduti, dai quali appresero la sapienza antica codificata nella Cabala. Tali angeli, o talvolta anche guerrieri caduti, nella Bibbia sono chiamati Nephilim e si racconta che si imparentarono con gli esseri umani, dando origine ad una progenie nota con il nome di Anakim, caratterizzati da una sorta di spietatezza superiore, di mancanza di pietà e rispetto per il prossimo. La discendenza prodotta dalla mescolanza di questi angeli caduti e gli esseri umani vennero definiti come gli ariani, gli stessi, a detta dell'autore, a cui il nazismo di Hitler faceva riferimento. Potrebbero dunque candidarsi ad essere gli stessi superiori sconosciuti che perseguitavano Adolf Hitler? E si tratta forse dei medesimi protagonisti delle vicende narrate nel poema babilonese Enuma Elis, con i sette sapienti Abkallu, gli dei imprigionati o incarnati? Fra essi spicca il dio Mirku, colui che salva dalla morte gli dei e che è il creatore delle razze scure, fatte dalla sua mano. Anche se nella dissertazione l'autore di Novus Ordo Seclorum, con lo pseudonimo di Jan numero 6, finisce con il collegare i concetti di razza superiore espressi dal nazionalsocialismo con la dottrina teosofica di Blavatsky, incappando in quello che reputo essere un errore grossolano di interpretazione delle sette razze radice descritte nell'antropogenesi della dottrina segreta, tuttavia si avvicina inconsapevolmente a quello che per me è il punto centrale della questione, relativa alla comparsa della razza caucasica nella quale è cercata la radice del popolo ariano, ritenuta la prima vera civiltà. Sommando questo alla teoria biologica evolutiva di Darwin, che fornì gli elementi per una classificazione delle razze superiori e inferiori, e con l'avvento del darwinismo sociale, ci accorgiamo che il terreno culturale è stato sapientemente lavorato per far attecchire l'idea di una razza eletta destinata a governare il mondo nell'Europa a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Il quadro apparirebbe certamente più chiaro se tratteggiassi una fantasiosa cornice, raccontandovi che nel Caucaso vide la luce l'esperimento che portò alla creazione di una razza di uomini bianchi, quelli che potrebbero oggi chiamare Super Sapiens, che furono una delle due razze, assieme ad un'altra nera, create artificialmente nell'antichità. I Super Sapiens nacquero col ruolo di comandare e governare gli altri popoli, e in virtù di tale scopo essi si ritengono eletti. Le prime testimonianze di questi SS, Super Sapiens, sono le raffigurazioni studiate da Champollion, che istoriavano un sarcofago reale egiziano oggi andato perduto, in cui essi apparivano vestiti rozzamente di pelli, dalla carnagione pallida e la capigliatura biondo-rossiccia. Il patrimonio genetico rispetto agli altri popoli già presenti sulla Terra fu arricchito dal sangue dei millantati dei, gli Anunnaki Elohim, corroborato da elementi di specie rettile, che conferì loro una lucida spietatezza. Questa dissertazione favolistica ripropone il tema dell'eugenetica, retrodatando la nascita di questa discussa scienza di parecchie migliaia di anni rispetto ai famigerati piani nazisti. Ed oggi che il nazismo mostra solo il suo scheletro consumato che affiora tra le pagine dei libri di storia, constatiamo tragicamente che il capitolo del sopruso eugenetico non fu affatto concluso, ma che anzi il piano procede sotto nuove spoglie fino ad oggi e non ha subito interruzioni. È giunto il momento di concludere la questione, affermando che se è indubitabile la responsabilità del Terzo Reich in questa faccenda, è altrettanto assodata la partecipazione sionista. Nell'immediato dopoguerra, processati i nazisti e risarciti gli ebrei che presero a popolare massicciamente quella terra promessa così penosamente ottenuta, con eccezionale tempismo ad Israele si organizzò una sistematica sperimentazione scientifica di stampo eugenetico razzista,
perpetrata ai danni di centinaia di migliaia di bambini ebrei, che ebbero la sola colpa d'essere di origine sefardita. Con sefarditi, notoriamente indichiamo la provenienza dalla penisola iberica e la loro distribuzione che è prevalente nei Balcani, ma alcuni studiosi ritengono che esistano specifiche identificazioni religiose e che gli ebrei aschenaziti siano gli eredi delle tradizioni religiose delle grandi accademie talmudiche e babilonesi, mentre gli ebrei sefarditi siano i discendenti di coloro che originariamente seguirono le tradizioni giudee e galilee. Comunque sia, il governo autorizzò l'esperimento. Nel 1951 il dottor Chaim Sheba, direttore generale del Ministero della Sanità, fece un viaggio in America. Proprio in quell'anno gli USA avevano bandito gli esperimenti atomici sugli esseri umani. Il dottor Sheba tornò ad Israele con 7 macchine a raggi X fornite dall'esercito americano. Queste macchine furono usate per irradiare un enorme numero di bambini ebrei sefarditi, si dice fino a 100.000, quasi tutti provenienti dal Marocco, le cui famiglie erano state convinte a fare ritorno in Israele. A ciascuno di questi bambini fu somministrata 35.000 volte la dose massima consentita di radiazioni, concentrate sulla testa. Per ingannare i genitori, fu detto loro che le radiazioni servivano per curare un parassita cutaneo, la tricofizia dello scalpo. Ma i bambini vennero sistematicamente prelevati dalle scuole, selezionando, ben inteso, solo quelli sefarditi, caricati su pullman per gite scolastiche e inviati nei laboratori scientifici approntati per l'esperimento. Almeno 6.000 di quei bambini morirono subito dopo le somministrazioni. Molti altri morirono nel corso degli anni di tumore. I pochi sopravvissuti e cresciuti, divenuti ormai anziani, soffrirono di gravi disturbi per tutta la vita, dall'Alzheimer alla cefalea cronica, dall'epilessia alla psicosi. In questo test di massa condotto da Israele fu probabilmente implicato anche il governo americano, dato che in quel periodo gli USA versarono al governo israeliano una somma annuale 5 volte superiore al bilancio della sanità israeliano ed Israele ottenne anche elementi tecnici necessari per avviare il proprio programma militare nucleare. Di questo vergognoso capitolo della storia postbellica è stato girato un documentario mandato in onda sulla televisione israeliana nell'agosto del 2004 e che fece molto discutere. Questo video raccoglie le testimonianze di alcuni sopravvissuti e potete trovarlo al link in descrizione. Raccogliendo lo spunto dell'utente Silvia C, lasciato come commento all'ultimo video caricato, e che ho apprezzato molto, vi passo alcune informazioni che riguardano un luogo insolito che per noi vecchi complottisti ben si addice a suffragare l'ipotesi cospirativa di un nuovo ordine mondiale di stampo sionista. Mi riferisco alla città che fino all'anno scorso si chiamava Astana e che oggi è stata ribattezzata Nur-Sultan ed è capitale del Kazakistan. Una metropoli che supera il milione di abitanti, che svetta nelle regioni aride della steppa, che impegna da decenni i migliori architetti del mondo nella progettazione di edifici di stampo avveniristico e super tecnologico. Di questa città si è molto parlato a partire dal suo vecchio nome, Astana, in cui qualcuno ha voluto trovarci l'anagramma di Satana. A ciò si aggiungono le interpretazioni in senso massonico ed occulto della ricca simbologia presente nei più importanti edifici cittadini, e di singolari allineamenti del tracciato urbanistico che è stato codificato e interpretato nella numerologia cabalistica. Questi fatti avvalorano l'idea che la metropoli kazaka esprima l'aspirazione millenaria che guidò gli aschenaziti alla conquista del mondo e che oggi in essa si trovi il cervello della dittatura globale, l'elite pedosatanista guidata ancora più segretamente da forze superiori e oscure. La città è ancora un enorme sito in costruzione, un cantiere, ma già alcuni edifici sembrano cancellare ogni dubbio. È il caso della grande piramide progettata da Norman Foster per riunire le religioni del mondo, ma che afferma oltremodo il culto superiore del sole, duplicato nel suo doppione nero,
il medesimo Schwarzsonne adorato dagli ufficiali tedeschi delle Annenerbe. Forse ad Astana, Nur Sultan, hanno trovato dimora anche quegli stessi superiori sconosciuti che tanto spaventarono Hitler, dirottando il suo sogno iperboreo? Fate ricerca. Un saluto e alla prossima.